Sassuolo con Raspadori che militerà probabilmente come prima punta in questa partita con Colai e Pina Gomez a supporto. Si parte, cominciata Sassuolo Atalanta. Primo pallone gestito dai neroverdi, campo bagnato, ha piovuto pesantemente in queste ore. Eccoli qua, saranno 3 minuti di recupero, nel frattempo fallo richiesto da Sassuolo, Raspadori al limite, Raspadori cerca l'imbucata bene per Pellegrini, bravissimo Ndiaye, non è finita poi Artioli, attenzione a rigore, rigore per il Sassuolo al 90esimo, inoltrato calcio di rigore per il Sassuolo per un fallo di Ndiaye che rischia di compromettere tutto, però bisogna capire perché forse l'ha chiamata l'assistente, giallo anche per l'estremo difensore del Sassuolo che sembra aver preso il pallone, comunque sembra aver preso il... pesa quel pallone sulle spalle, nella testa del 10 del Sassuolo. Ma Raspadori che la mette dentro e fa esplodere il Ricci. Raspadori avanti il Sassuolo al 92esimo minuto e sarebbero 3 punti fondamentali per la salvezza dei neroverdi. L'ha anche toccata Ndiaye, ma non è riuscito a deviarla, l'ha piazzata bene il talento del Sassuolo. E così può decidersi il match, è così che il Sassuolo riagguanta il Milan in chiave salvezza. È un gol pesantissimo, fallo con tanto di giallo per l'estremo difensore dell'Atalanta e dice che può bastare la signora Panettella, vince in estremis il Sassuolo grazie a un calcio di rigore di Raspadori e si prende 3 punti fondamentali per la salvezza. Sassuolo che agguanta di nuovo il Milan in zona playout e in questo momento si giocherebbe la salvezza proprio con